Il Gran Maestro della Gran Loggia Nazionale di Francia, François Stéphanie, in Puglia per la consacrazione della Loggia Leusi. Le celebrazioni per il 160° anniversario della Repubblica Romana. Sono questi i due servizi del nostro telegiornale al quale vi diamo il benvenuto. Si rafforza ulteriormente in Puglia la presenza della massoneria del Grande Oriente d'Italia. A Monopoli si è svolta infatti la cerimonia per la nascita della nuova Loggia Eleusi di Nardò. A dare lustro all'iniziativa, la partecipazione del Gran Maestro della Gran Loggia Nazionale di Francia, François Stéphanie, presente con una delegazione di grandi dignitari della massoneria d'Oltralpe, e quella del Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia di San Marino, Italo Casali, insieme ai rappresentanti della Libera Muratoria della Piccola Repubblica. Ma sentiamo ora una riflessione del Gran Maestro Stéphanie. Molto significativa la sua presenza qui in Puglia per questa iniziativa. Sì, da qualche anno già la Grande Loggia Nazionale Francese aveva un'interrogazione che i rapporti col Grande Oriente si erano distenduti con il tempo e poi, sai, con il tempo si dimentica anche perché si era distenduto, ma io ricordo bene queste cose e mi ricordo pure che anni fa ho detto al Gran Maestro, il mio predecessore, non è possibile che non possiamo regolare questa situazione con il Grande Oriente d'Italia, e oggi è un segno forte di questa riconciliazione, che era poi un malintenduto. Si dice in Francia le malentendus sono dei maldi, probabilmente ci sono state cose, non sono state maledette da parte o da altre, e oggi le cose sono apprendite. Che io sia italiano di origine di qui, penso che sia significativo per questa riconciliazione, ma che nello stesso tempo ci ha mostrato che i fratelli italiani erano veramente attentivi per questo, perché venivano in Francia e domandavano questa riconoscenza della Grande Loggia Nazionale Francese, che oggi è la prima Grande Loggia di Europa continentale e l'Italia è la seconda Grande Loggia di Europa continentale. Alla cerimonia rituale hanno partecipato, oltre al Gran Segretario Giuseppe Abramo, il Gran Maestro Aggiunto Massimo Bianchi, il Consigliere dell'Ordine Carlo Petrone e il Presidente del Collegio della Puglia Mauro Leone. Le celebrazioni sono proseguite nel pomeriggio nella Casa Massonica di Nardò, con l'insediamento dei dignitari della nuova loggia. Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani ha voluto celebrare i 160 anni della Repubblica Romana con due significative iniziative che si sono svolte a Villa il Vascello. Una mostra di stampe e di manoscritti e la presentazione del libro Storia avventurosa della Rivoluzione Romana di Stefano Tomassini. La Piccola Repubblica, nata nel contesto dei grandi moti che nel 1848 coinvolsero tutta l'Europa, fu un'esperienza estremamente significativa nella storia dell'unificazione italiana.
Roma divenne il banco di prova di nuove idee democratiche, quali il suffragio universale maschile, l'abolizione della pena di morte e la libertà di culto. Sentiamo a questo proposito Stefano Tomassini. Siamo nella sede della massoneria, culla della cultura laica, e la Repubblica Romana gettò proprio le basi di istituzioni laiche. Certamente sì, e in maniera anche traumatica se pensiamo a quei tempi, perché è stato il momento in cui per la prima volta dopo tanto tempo Roma si è ritrovata senza Papa, e il Papa non era solamente il Papa, era il Papa Re, cioè il sovrano dello Stato Pontificio. Quindi è stato un momento molto drammatico per Roma, molto positivo sotto certi aspetti, con qualche ovviamente con qualche problema lì per lì, e certamente fu il momento in cui per la prima volta si affacciarono in Italia delle leggi che si possono definire laiche, ma io preferirei definire semplicemente democratiche. E proprio gli aspetti innovativi dell'esperienza della Repubblica Romana sono stati al centro del dibattito che si è tenuto nel corso della presentazione del volume. Vi hanno partecipato, oltre all'autore e dopo l'introduzione di Dino Fioravanti, Giuseppe Parlato, rettore della Libera Università San Pio V di Roma, Francesco Lorenti, vicepresidente del Collegio del Lazio, il giornalista Stefano Folli e il gran maestro Gustavo Raffi. Presente anche il regista Luigi Magni. Ma vediamo ora le interviste che abbiamo realizzato. C'è il pericolo che anche sulla Repubblica Romana si inneschi il pericolo di un revisionismo storico? Il pericolo c'è sempre, abbiamo visto quello che è successo con Porta Pia l'anno scorso, ma soprattutto c'è il problema che la Repubblica Romana dovrebbe essere studiata, cioè prima di revisionarla bisognerebbe studiarla e spiegarla. Ora, questo libro di Stefano Tomassini secondo me rende un grande servizio al pubblico, agli italiani di oggi, che a scuola non sanno praticamente, non imparano nulla della Repubblica Romana e purtroppo imparano ben poco anche del Risorgimento. Quindi prima di revisionare cerchiamo di capire, di studiare bene questa pagina fondamentale della nostra storia nazionale. Allo storico Santi Fedele, ospite della serata, chiedo di ricordare l'esperienza di Garibaldi nella Repubblica Romana. La Repubblica Romana è un crocevia di straordinaria importanza nella storia del Risorgimento nazionale e soprattutto di quel filone del Risorgimento nazionale che maggiormente si richiama alla democrazia repubblicana, a Mazzini e a Garibaldi. Una pagina assolutamente fondamentale, e non certamente un caso che due protagonisti come Garibaldi e Mazzini si trovano uniti in questa esperienza assolutamente fondamentale e determinante. Mazzini come colui che si riuscirà a profondere nella carta costituzionale della Repubblica Romana una sintesi estremamente efficace di quelli che erano per l'appunto i principi fondanti della democrazia repubblicana e ancora oggi hanno una straordinaria attualità. Garibaldi sarà il braccio armato, se vogliamo, della Repubblica Romana e sarà uno degli episodi più importanti e più significativi dell'intera parabola garibaldina, appunto la difesa della Repubblica Romana e dei tanti eroi che simbolarono la difesa di essa. Dopo molti anni, questo è il primo giorno di gloria per l'Italia. E con il ricordo del ruolo di Garibaldi nell'esperienza della Repubblica Romana si conclude il nostro telegiornale. Arrivederci alle prossime iniziative del Grande Oriente d'Italia.